Sono sceso perché la protesta è comprensibile ed è comprensibile perché la situazione è quella che è. Evidentemente se non ci sono queste forme di protesta negli ultimi 20 anni non è cambiato niente, la misura si è sempre più colmata e alla fine non rimane, non ci sono alternative. Non le danno fastidio questi ragazzi? Veda, io sto andando a portare mia nipote dalla pediatra. Però ho chiesto a un ragazzo, dico quanto tempo c'era il blocco, dice 10 minuti, faccio in tempo ad andare, quindi sono stato qui ben tranquillo. Bravo! Bravo! Italia, 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 Italia! Debiti, la gente che si ammazza, loro non se ne rendono conto. Quante persone sono morte per questo? Italiano pure tu! Persone suicidate, persone che non arrivano a fine mese. Io sono qua per l'Italia del mio futuro, per i miei figli futuri. Noi siamo il popolo italiano e rivogliamo ciò che è nostro. Nient'altro, il nostro futuro. Io non sono né di destra né di sinistra, io sono del popolo italiano. È inutile provare con queste provocazioni destra e sinistra, qui non c'è né destra né sinistra né centro. Ma cosa vogliono? Noi vogliamo che la cassa se ne vada, vogliamo i giusti diritti per tutti. Noi prendiamo un giusto stipendio, pure loro devono prendere un giusto stipendio, che hanno già i benefici, hanno tutti i contributi, hanno le auto blu. I politici chi? La casta? Chi? O non solo loro, perché il sistema italiano è governato da loro, banchieri, e c'è anche la magistratura. Non c'è solo da lamentarsi, c'è qui ed ora da venire qui. Ma io non da stare a casa e poi uscire a lamentarsi, venire qua bisogna venire. Bisogna unirsi tutti quanti, se no non serve a niente. Il lavoro, i stipendi non li alzate e le pensioni che vanno schifo. Bisogna andare a cercare l'elemosina e chiamate democrazia. Questa è una mafiacrazia, non democrazia. Tocchiamo fino a un cavallo. Tocchiamo tutto bene un cavallo di porpora. Così devono inviarlo dall'altra parte. Forza ragazzi, facciamoci sentire. Qualcuno che canta con me? Fratelli, Italia, Italia, se desta dell'elmo di Scipio, se zitta la testa. Sto dicendo, lei è italiana come noi, siamo italiani tutti quanti, se stiamo con le mani in tasca non li mandiamo a casa più. Non li mandiamo a casa più! Fin quando ragioniamo così, sono arrivati dove sono ora! Perché ragionavano tutti come lei! Scendo dalla macchina 2 secondi perché non gli costa niente! Anche noi avevamo il lavoro, non ci piace stare qua a prendere freddo e respirare la merda! Ti svegli! 5 minuti con noi! Ragazzi, dai, 2 minuti! 2 minuti, giù dalla macchina 2 minuti e tirate un urlo a Milano! Svegliamoci tutti insieme! E allora, ragazzi, vi piace l'Italia? Vi piace? Però fa schifo come va! Li mandiamo a casa sti 4 stronzi di merda! Giù un clacson, suona, fatti sentire! Urla! Scendi in piazza con noi e grida i tuoi diritti se ce li hai, se credi di averli! Siamo qui oggi e saremo qui sempre! Fino alla morte! Ma
stanno riempendo le casse delle banche. Andiamo a me. Ok, allora informati. Ma portate la patente, ok, patente, informati su internet. Adesso vado a girare la voce. Informati su internet. Fidati. Scenda con noi. Scenda un attimino con noi, tanto è bloccato. Tu viene a spegnere. E non la fanno tornare indietro. Dichiarato, aspetta, diglielo, diglielo, no, no, lo facciamo, no, 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 lo facciamo, solo il suo, aspetta, aspetta, parla, no, un attimo, Jacopo, vai. Ragazzi, piano che non capisco niente. Jacopo, vai. Che è successo? Allora, no, raccontamelo prima. Ragazzi, prima. La decisione che deve seguire noi. Bravo, io sono là. Un attimo, Leo. Un attimo solo, un attimo solo. Ti voglio raccontare una storia. Un attimo solo. È la storia dell'Italia. Un paese afflitto da menzogne e di persone che si sono resi conto di queste menzogne. Oggi è la dimostrazione che le menzogne continuano a essere diffuse dai media. Purtroppo. Ma che è successo? Il politico si è intrufolato. Allora, è stata fatta una foto con un politico, ok? E adesso si spaccia per il capo popolo, quando in realtà noi questo politico neanche lo conosciamo. Yonghi Lavarini. Di che partito? Non mi interessa. Non sappiamo. Sembrerebbe era con Berlusconi, Forza Italia. Forza Italia. Ok. Sì, la cosa più brutta è che continuate a dire televisioni che noi siamo dei forconi. No, siamo italiani, un forcone l'ho visto a 4 anni a casa di mio nonno. Non so cosa sono i forconi, non ci ho mai parlato con un forcone. Questo movimento qui l'abbiamo organizzato noi di nostro pugno. È apolitico. È apolitico. Siamo per l'Italia, non ci divertiamo a fermare qua e basta. Chiediamo 5 minuti del vostro tempo e basta. Partecipate per la vostra Italia e poi risalite in macchina e andate a casa. Buon lavoro a tutti. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Vaffanculo! Del Parlamento! Cosa ne pensa di questa? L'abbiamo fatto anche noi, no? Eh, io avevo 17 anni quando sono scoppiate le Brigate Rosse, quindi ho partecipato anch'io a queste manifestazioni. È una questione di età. È uguale, è uguale al 68? No, perché no? No, perché è inevitabile che poi si sia meno disillusi. Beh, sì, certo. È giusto che lo facciano loro che hanno l'età che hanno. Ah, beh, certo. Questo sì, ma io li guardo con tenerezza. No, ormai. Ma però è come il 68, in un certo senso. No. No, è diverso. Adesso mica ci sono ideali. Come? Adesso non ci sono ideali. Ah, vabbè, è vero. È vero. Non ci sono valori, non ci sono neanche ideali. No? Chi ha fatto... Noi non abbiamo colore politico. Chi ha fatto partire il movimento io ancora non l'ho visto in faccia. Però Loreto l'abbiamo fatta noi, non l'ha fatta nessun altro. Io poi... Importante, importante. Effettivamente tutti dicono, ma... Cioè non tutti, ma qualcuno sì e potrebbe coinvolgere anche altri. Ma sto cretino con questa pianta di cocco in testa, che cazzo sta dicendo? Ma io sono qui perché cerco di dar voce
a più voci, cercando di fare un sunto e scegliere le parole che infilate una dopo l'altra creano delle immagini. Ovvero qua voglio l'immagine di un popolo unito. Non domandiamoci cosa c'è da fare, ma facciamo, ok? Coinvolgiamo chi ancora non si sta preoccupando delle situazioni, perché oggi può andare bene quella persona, ma domani facciamo scaturire quello che è il dubbio, mettiamo in discussione tutto. E vorrei che se qualcuno avesse delle critiche me le venisse a dire in faccia, perché io ho bisogno di crescere, ok? Adesso ascoltiamo la critica. Io ti sto dicendo, perché anziché bloccare 10 minuti qui, 10 minuti là, non bloccate tutto? Allora, noi non vogliamo bloccare tutto perché vogliamo togliere la possibilità alla gente di fare le cose che vuole fare. Noi blocchiamo per 10 minuti ogni uscita, così abbiamo il tempo di informare, spiegare, e bisogna informare intelligentemente. Perché se io vado da uno e gli dico, toh, tieni, e quello lì mi dice, no, guarda, che cos'è, perché... E di conseguenza bisogna fare tutte le cose uniformemente. Purtroppo è uno sforzo, per dare il meglio bisogna impegnarsi. Ma allora una cosa, le cose difficili non vengono facilmente, quindi se non sentite fatica vuol dire che non state facendo abbastanza. Io sento fatica mentale e fisica, perché è troppo facile gridare, andare a tirare due schiaffi a una macchina. Se abbiamo bisogno di scaldarci, piuttosto facciamo un balletto tutti insieme. Vogliamo fare un balletto tutti insieme per scaldarci una minima? Ok, stavo scherzando, dai. Allora, noi siamo qui perché vogliamo le dimissioni di un Parlamento che non è legittimo. Ok, soprattutto, dato che... Se siete qua sapete che il Parlamento rappresenta chi? Multinazionali, case farmaceutiche, le banche, anche la mafia a volte, va bene. Ma non l'italiano che lavora! Blocco totale di tutti gli stipendi politici finché non fanno andare bene l'Italia. Allora, si può fare tutto insieme, ma dobbiamo essere veramente insieme. Adesso siamo soltanto il 2% di Milano. Non è abbastanza il 2% di Milano, ok? 0,25%. Quindi magari è inutile che parliamo tra di noi, che abbiamo già capito, ma dobbiamo portare qui tutti quanti. Quando non ci sarà una persona che ci darà del folle, perché ha capito che il folle non siamo noi, ma il folle è lui, allora a quel punto lì potremo marciare su Roma, cambiare le leggi, fare tutto quanto, ma dovremo essere tutti insieme, un movimento all'unico. I media ci devono aiutare, però lo sappiamo tutti che è da tanto tempo che la storia viene... Allora, la storia viene manipolata, ci fanno credere che il teatro della vita sia una bella merda, ok? Che è bello soltanto se incuri gli altri per te. No, se tu rubi agli altri per te, alla fine la gente ti odia e tu stai male, perché non puoi vivere felice in un mondo di gente infelice. Di conseguenza, se io riesco a produrre tanto, ci sarà un giorno dove potrò condividere con altri che magari impareranno da questo mio essere produttivo, no? E quindi inizieremo tutti a creare e non a distruggere. Siamo tutti in strada! Tutti insieme! Ciao, amico! Rotte! Rotte! Tutti in strada! Tutti in strada con noi! Signore e signori, vi vogliamo tutti in strada! Vi vogliamo in strada! Vi chiediamo di scendere 5 minuti dalla macchina! Sono 5 minuti del vostro tempo, signori! Vi chiedo solo 5 minuti del vostro tempo di scendere in strada con noi per la solidarietà del popolo italiano! Vi chiediamo solo 5 minuti! Solo 5 minuti di scendere dalla macchina! Siate con noi una volta, per un giorno, per 5 minuti! Vi chiediamo solo 5 minuti del vostro tempo! Vi chiediamo solo 5 minuti del vostro tempo! Tante persone hanno aderito con noi ieri, vi ringraziamo! Grazie! Grazie! Se lei scende dalla macchina, un applauso! Bravo! 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 Questo è il popolo italiano! Bravo! E questi viaggiano ancora con l'auto blu. Brava!
lavoratori, allo Stato italiano, che gli italiani sono con noi. Vi chiediamo solo 5 minuti del vostro tempo, solo 5 minuti, signori, 5 minuti del vostro tempo. Si scende 5 minuti, le facciamo l'applauso e le prometto che le sgomberiamo la strada. Le chiedo solo 5 minuti. Brava signora, grazie, un applauso. Brava, ragazzi. Brava, questa è l'Italia, tutta con noi. Brava, grande, 5 minuti del vostro tempo. 5 minuti, vi chiediamo solo 5 minuti del vostro tempo. Scendete la macchina. Grazie, 5 minuti del vostro tempo. Vi solo 5 minuti del vostro tempo. Vi chiedo solo 5 minuti del vostro tempo, signori. Bravo, signori, lui è sceso. Italiano, ecco il mio, l'applauso. 5 minuti del vostro tempo, signori. Bravo, per la signora lì in fondo, grandi italiani. Questi sono gli italiani. Quelli che... quelli, eccoli, signori. Grazie, signori, grazie. Jacopo, dov'è Jacopo? Non so. Signori, vorrei... 2 minuti del vostro tempo, vorrei 2 minuti che mi ascoltasse. Non parlare delle banche, sì, parla del popolo. Prima con gli altri organizzatori abbiamo parlato di mettere su un pezzo di carta quello che stiamo facendo, dei valori che accomunano tutti noi che siamo qua presenti. Li ho scritti e abbiamo concordato che van bene e ora vorrei leggerli a tutti. Primo, la violenza non fa parte di noi. Secondo, noi non siamo i forconi, ma il popolo italiano libero. Bravo! Tre, non abbiamo ideologia, non abbiamo etnia, non abbiamo religione, ma solo valori fondamentali che ci uniscono, come la dignità, il lavoro. La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai. Gianni Letta, prendi la paletta e raccogli le degli azioni del fascista.